Mettere Dio al primo posto può essere difficile. Cosa possiamo imparare dall'esempio di Sansone che rifiutò di mettere Dio al primo posto? Sansone era un nazireo, doveva vivere seguendo uno stile di vita particolare, non doveva bere vino, succo d'uva o mangiare il frutto della vigna, non doveva toccare cadaveri e, come tutti sappiamo, non doveva tagliarsi i capelli. Fin dall'adolescenza, Sansone era un ragazzo forte ma poco avvezzo alle buone maniere. Quando raggiunse la maturità, il Signore lo condusse da una giovane donna filistea. Un giorno, mentre si trovava vicino alle vigne di Timna, a mani nude, Sansone fece a pezzi un leone. Dopo qualche tempo, ritornato vicino alla carcassa del leone, trovò uno sciame di api all'interno della carcassa e ne mangiò il miele. Ci avete fatto caso? A Sansone piaceva vivere al limite tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Le indicazioni di Dio erano chiare, doveva stare lontano dall'uva e dai cadaveri. In quel frangente disobbedì a entrambe le indicazioni. Ecco perché si lasciò tagliare i capelli con facilità. Aveva già scelto la via della ribellione. Non ci si sveglia una mattina decisi a rifiutare Dio. È sempre una serie di piccole decisioni che ci induce a smettere di mettere Dio al primo posto. Fino a quando non ci accorgiamo che la nostra forza non ci ha abbandonato, pensiamo di essere ancora sulla strada giusta. Dio ci invita a metterlo al primo posto per non cadere nella trappola del nemico, come accadde a Sansone. Quando Sansone si rese conto del suo errore, invocò Dio e Dio rispose immediatamente. In realtà la Bibbia ci dice che tutte le preghiere di Sansone furono esaudite. Dio è stato misericordioso con Sansone e sarà misericordioso con noi. Anche se in passato non sei sempre stato fedele nel restituire la decima e nel donare le tue offerte, puoi sempre iniziare ad esserlo oggi. Sansone si rifiutò di mettere Dio al primo posto. Le conseguenze furono drammatiche per lui e per le persone intorno a lui. L'amore di Dio ci impegna a mettere il suo regno al primo posto, mentre l'esempio di Sansone è un avvertimento per noi. Possiamo raccogliere la sfida a mettere Dio al primo posto oggi, restituendo la decima e donando le nostre offerte.